buongiorno a tutti. Sembra un work in progress, quindi se abbiamo qualche problema con... Tanto buongiorno a tutti, io sono Mariana Lazzani, Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca Sanitaria. Tanto sono contenta di essere, ho partecipato a questa manifestazione per due motivi. Uno è di cuore, prima, perché bambini con questo problema sono molto vicini a me e quindi hanno affrontato le difficoltà sia loro che le loro famiglie e quindi sono qua per una questione di cuore. L'altra invece è professionale e voleva augurarvi in realtà un buon lavoro di giornata, perché trovo sempre importante, indipendentemente dai giudizi che si possano dare, momenti in cui tutte le parti in causa si mettano insieme per portare ognuno per la propria parte di valore aggiunto. Quindi in questo momento io ho colto che questa vostra giornata è un momento di mettere insieme tutti gli operatori e tutte le conoscenze possibili in questo campo. Quindi è sempre importante per crescere. Quindi il mio giudizio è un non giudizio di fatto. Sono presente perché comunque è sempre importante per evolversi mettere insieme tutti quanti le proprie sinergie. Io vi racconto cosa il Sistema Italia fa, cosa il Sistema Italia è sempre vicino a progredire, soprattutto per quanto riguarda la ricerca sanitaria, che investe molto in questo paese, anche se sembrerebbe da quanto si racconta che non è così. Invece voi dovete sapere che c'è un'amministrazione che è molto vicina alla conoscenza, a supportare l'innovazione, perché è il nostro obiettivo portare l'innovazione vicino alle persone, soprattutto direttamente noi chiamiamo al letto del paziente. Tanto è vero che la ricerca sanitaria che noi finanziamo è una ricerca sanitaria traslazionale, quindi direttamente sul paziente. Questa è una cosa a cui tengo, i medici che sono qua probabilmente hanno partecipato a qualche bando di ricerca di questi ultimi anni e lo sanno. Noi contiamo soprattutto su quella ricerca, non è ricerca di base ma direttamente sul paziente. In questo ovviamente voi siete molto vicini, per cui come sapete qualsiasi cosa deve essere supportata da dei scientifici accertati, da dei scientifici che lei ha richiamato, che sono già riconosciuti forse a livello internazionale, ma forse sono poco conosciuti nel nostro paese, devono essere sempre di più divulgati, per quelle che sono le categorie che poi le applicano. Quindi io vi racconto che cosa fa il Ministero per voi. Partiamo da un presupposto, partiamo da un grande obiettivo che è quello del Piano Sanitario Nazionale, che anche nell'ultimo ha come unica. Ok, rientra qua. Obiettivo del Paese è quello di promuovere la salute, la prevenzione e cura di patologie specifiche e della conseguente perdita di autonomia. Noi puntiamo molto a questo. Per la riduzione della disabilità e dello svantaggio sociale che ne deriva. E questi sono obiettivi di salute prioritari per la nostra società. Partendo da questo presupposto, noi poi ci costruiamo tutte le politiche che portiamo avanti. Il Piano Sanitario Nazionale ovviamente si lega a quello che faccio io, a un Piano Nazionale di Ricerca Sanitaria, che è un piano di ricerca che rappresenta un portafoglio molto importante, perché dedica l'1% del Fondo Sanitario Nazionale, quindi di quello che viene speso per curarvi, l'1% viene dedicato a cercare l'innovazione per curarvi, quindi è molto importante, noi ci crediamo molto. E la ricerca risponde quindi al fabbisogno conoscitivo del servizio sanitario ed è dedicato solo al servizio sanitario, tanto è vero che voi siete supportati da una struttura nel paese di ben 47 istituti dove viene riconosciuta un'eccellenza sanitaria. Ma come sapete i fondi per la ricerca sanitaria non vengono soltanto dedicati a questi 49 istituti ben riconosciuti che fanno ricerca costantemente, ma bensì noi l'abbiamo trasferita a tutte le aziende sanitarie locali, quindi le aziende sanitarie locali possono partecipare ai nostri bandi di concorso attraverso le regioni, perché sono il vostro destinatario istituzionale, però noi abbiamo esteso la ricerca
proprio al letto del paziente. Ovviamente il piano sanitario della ricerca individua come obiettivi prioritari della ricerca la definizione, sperimentazione, verifica e eventuale diffusione di nuove strategie di prevenzione, di cura e di assistenza. Quindi siamo completamente in linea con quello che vi serve. Ovviamente predispone la elaborazione, sperimentazione, valutazione clinica, epidemiologica ed economica di tutte le modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari e delle pratiche cliniche. Quindi i nostri progetti di ricerca sono non soltanto volti al miglioramento della cura, ma anche a qual è la miglior cura, il miglior servizio e il più economico che però porti come risultato finale il bene del paziente. Quindi fa questo benchmark all'interno dei propri progetti. Quindi questa è una fase a cui noi siamo attentissimi e sosteniamo questo tipo di ricerca, quindi che trova tutto lo spazio anche organizzativo, anche di verifiche procedurali che portano a un risultato migliore. Quella che io chiamo, i fondi per la ricerca finalizzata, quindi è finalizzata a progetti singoli, a progetti presentati da singolo ricercatore con singola struttura sanitaria, ha, come dicevo, dei destinatari istituzionali che sono assolutamente un tessuto sociale costante nel territorio, quindi arriva in ogni ospedale. Qui io vi ho fatto una mappatura di 47 di centri che sono i centri di ricovero e cura a carattere scientifico più importanti del paese, riconosciuti come tali, ma questo non significa che l'eccellenza finisce in questi istituti, anzi l'eccellenza è in tantissime strutture ospedaliere territoriali che non hanno questo riconoscimento ma che fanno assolutamente il lavoro di supporto alla scienza, perché ci deve essere questo scambio tra la conoscenza e il paziente che è strumento di conoscenza. E questo io la porto sempre per dimostrarvi a tutti quanti che comunque la qualità del sistema Italia, perché è importante, i nostri ricercatori e quindi anche la nostra grado di conoscenza è importante nel mondo. Come vedete, non ci posizioniamo mai in posizioni di coda, come molto spesso siamo per altre cose purtroppo note. Per quanto riguarda la conoscenza, ci poniamo sempre in posizioni buone, dopo paesi importanti come la Germania, come la Francia, però sicuramente in posizioni primarie, perché noi e i nostri ricercatori sono ricercatori che esprimono molto in termini di innovazione e conoscenza, quindi questo è una parte di orgoglio per quanto ci riguarda. Questi sono finanziamenti che poi vi chiamano poco. Questo invece vi voglio spiegare, questo è l'ultimo bando, un bando di ricerca che investe 135 milioni di euro in un anno per finanziare progetti dedicati. Adesso questi progetti hanno delle filosofie importanti che qui dentro per esempio si richiamano molto, perché per esempio abbiamo i progetti cofinanziati, abbiamo messo le sinergie, l'importante, il concetto di sinergia è fondamentale, è una sinergia fra il privato e l'azienda sanitaria. Quando dico cofinanziato significa che un'azienda può partecipare economicamente alla conoscenza. È soltanto 2 anni che abbiamo aperto a questa nuova filosofia, perché la sinergia è la svolta. Quindi qui dentro vedo che sono rappresentati, visto dal programma, sia il mondo produttivo che il mondo dei pazienti, sia il mondo sanitario. Mi sembra il giusto collettore per arrivare al massimo risultato, perché è soltanto da queste sinergie che si vince. E noi ci contiamo tanto, e sapete quanto c'è resistenza in questo paese a mettere insieme il mondo pubblico col mondo privato. Noi stiamo spingendo invece molto, perché soltanto se si lotta insieme si vince, perché se si fa un discorso separato penso che i risultati per i nostri bambini possano essere sempre minori. I nostri bambini, io qui parlo di bambini, ma ovviamente sto parlando di chi ha bisogno in generale.
Abbiamo previsto nei nostri bandi, in questo grande finanziamento, anche i progetti di rete, che sono progetti che mentre voi parlavate, mentre prima del convegno parlavo con alcune mamme, vedo molto più vicino a voi, perché il progetto di rete è un progetto che mette insieme più esperienze finalizzate allo stesso obiettivo, che permettano comunque di confrontarsi per poi vedere il miglior risultato, perché nessuno ha la verità. La verità è qualcosa che si costruisce nel tempo, è qualcosa che dove c'è la libertà mentale si può raggiungere, ognuno sapendo di far parte di un piccolo pezzo di un puzzle. I progetti di rete sono appunto questi, quindi noi contiamo molto, quindi è un settore dove voi potete assolutamente interagire. Questa ve la faccio vedere, ma non ve la spiego, è per dirvi che da solo 3 anni, io da poco che mi occupo di questo settore, noi siamo coscienti di finanziare con risorse importanti la ricerca, ma sappiamo che comunque non sono quello che vorremmo, cioè vorremmo finanziarla con tanto di più. Però situazioni economiche e anche storia ci mettono nelle condizioni di avere questo bagaglio, che non è un bagaglio, cioè, ripeto, come abbiamo visto poi i risultati se vengono evidentemente perché esiste una grande forza, ma quello che ci siamo messi come obiettivo non è soltanto finanziare tanto, ma è finanziare il meglio, che è una cosa che sembra un concetto semplice, ma non lo è. E per fare questo noi abbiamo messo in campo un metodo di valutazione, di selezione dei progetti che sono presentati, molto molto pesante per noi da che dobbiamo gestirlo, però è molto garantista per la qualità di quello che finanziamo. È un sistema per review, un sistema che ci porta a essere all'avanguardia ormai con i sistemi internazionali. Ragioniamo e presentiamo e valutiamo e monitorizziamo al pari dei sistemi internazionali. Ogni progetto che viene presentato, la vostra garanzia, che viene valutato da persone indipendenti, che sono valutatori, fino adesso abbiamo usato americani, nordamericani e nordeuropei, che non hanno niente con il nostro sistema, ma che, diciamo, nel senso che non sono intrisi nel nostro sistema, ma che valutano la scientificità e solo esclusivamente quello. Quindi questa schermata, che è una schermata che vi faccio vedere solo di dimostrazione, ma è perché tutto il sistema è completamente blind, completamente scientificamente testato e provato, tanto che, devo dire, con nostra grande fatica, aumentano sempre anno per anno le aspettative dei ricercatori, tanto che siamo arrivati quest'anno ad avere presentati quasi 4.000 progetti, che è veramente quasi un progetto per ricercatore italiano, quindi significa che l'aspettativa ce n'è tantissima. Ne potremo finanziare 300, quindi c'è una grande selezione, ma una selezione di qualità, puntiamo alla qualità. Tutto il processo è garantito da tante fasi che portano sì il processo ad avere 6-8 mesi di sviluppo, però noi vogliamo assolutamente sempre finanziare di più quello che è utile al cittadino, quello che è utile direttamente al letto del cittadino, perché noi finanziamo ricerca sanitaria che si trasforma in assistenza immediata. Quindi questo adesso io ve l'ho detto e mi serviva verso a voi per sapere che c'è un paese, c'è un sistema paese che è assolutamente aperto all'innovazione è aperto al miglioramento, e questo, la dimostrazione che io sono qua è semplicemente per dirvi il paese c'è, lo Stato c'è, vi auguro un buon lavoro, perché dalla vostra sinergia che nasceranno sicuramente i migliori risultati.
e io mi siederò qui alla prima fila e ascolterò volentieri il resto delle vostre relazioni. Grazie.